è il sostegno diretto e tangibile di Papa Francesco. Ed è per i cristiani e per i musulmani, per Aleppo Est e per Aleppo Ovest, in definitiva per tutti coloro che hanno sofferto per la guerra. Monsignor Gian Pietro Dal Toso l'ha portata in Siria insieme al nunzio di Damasco, il Cardinal Zenari. Abbiamo portato anche un aiuto che è destinato in parte per sostenere le famiglie cristiane, in parte, e questo ci tengo a dirlo, in parte per dare avvio a un centro di assistenza umanitaria ad Aleppo Est, dove i segni dei bombardamenti sono molto visibili, i segni direi della guerra sono molto visibili, e quindi la Caritas di Aleppo ha avviato un servizio di assistenza umanitaria alla popolazione, che consiste per adesso soprattutto nel distribuire pacchi alimentari, vestiario e così via. Oltre agli aiuti materiali, sono stati, soprattutto, la consolazione e la vicinanza di Papa Francesco alla comunità cristiana di Aleppo, una città che ha subito uno dei peggiori assedi di tutto il conflitto siriano. Quello che soprattutto mi ha colpito è la vivacità di questa comunità cristiana, che ha saputo reagire in momenti difficili alla situazione, ma che adesso si sta rimettendo in una situazione di vita abbastanza normale. E lo sta facendo anche con uno spirito di comunione. La delegazione vaticana ha visitato la città un paio di settimane dopo la fine dei combattimenti. Sono stati 4 lunghi anni di bombe, precarietà e distruzione su molti livelli. La ricostruzione non è solamente, e oso dire, non è tanto la ricostruzione degli edifici, la ricostruzione materiale, ma c'è soprattutto da riedificare le persone, c'è soprattutto una grande azione di ricostruzione degli spiriti. Proprio in questa zona, Monsignor Dal Toso è certo che la Chiesa può svolgere un ruolo importante, per esempio attraverso l'educazione. Le nostre scuole cattoliche in Medio Oriente sono già una fucina di convivenza, perché sono frequentate da cristiani e da musulmani. Sono già una fucina di personalità che si pongono al servizio del bene comune. Allora, in un paese che avrà bisogno di essere ricostruito dai fondamenti, ci sarà bisogno esattamente di questo tipo di contributo. Oltre a visitare i profughi, gli ospedali e la comunità cristiana, la delegazione ha avuto un incontro con i leader musulmani della città. La ricostruzione sarà un compito di tutti i siriani, in cui Papa Francesco, attraverso questi gesti, vuole essere anche presente.